Per commentare questo pareggio, io direi che il rimpianto più grande è quello di aver subito un gol quando per 90 minuti Lentella non ha sostanzialmente mai tirato in porta. Sono d'accordo con te, abbiamo subito un unico tiro, se qui si può chiamare, una situazione anche di rimpallo. Comunque andando sotto non era chiaramente semplice, però grande carattere nella ripresa, insomma la squadra ha fatto il massimo, l'atteggiamento è stato subito quello di poter vincere la partita. L'avversario ha fatto la sua onesta partita, ma credo che ai punti meritavamo noi la vittoria. Cominciamo con le scelte iniziali. Busellato dall'inizio, che cosa chiedeva Zauri? Ma quello che ha fatto, ordine, gamba in mezzo a campo, chiaramente è un giocatore che è stato fuori anche in altre partite, un giocatore che si allena sempre bene, quindi ha fatto quello che gli ho chiesto, poi chiaramente abbassando i ritmi la qualità di Machine, di Castanossa è venuta fuori. E anche l'ingresso di Cisco, no, Machine lo hai detto, anche Cisco ha fatto molto bene, ti chiedo subito se gli perdoni quell'intervento nel finale. Il calcio per lunghi tratti è anche istinto, è scivolato, mi ha detto, per cui gli credo assolutamente. Dispiace che prendere almeno due giornate, speriamo di no. È entrato benissimo con la gamba, insomma Cisco è questo, quindi è entrato bene, chiaramente non possiamo essere contenti dell'espulsione. Non potete essere contenti dell'espulsione, però vi portate a casa questa bella sorpresa, no? Perché Cisco non era mai stato impiegato finora e quei 20 minuti ha risposto molto bene. Sorpresa per voi, io lo vedo tutti i giorni, Cisco è un giocatore che sta bene, e questo, come diciamo sempre, chi entra deve avere questo atteggiamento. Oggi sono entrati bene come al solito, quindi è benissimo, peccato l'espulsione. Contento della prestazione? Ma tutto sommato sì, a me nessuno mi ha chiesto di vincere il campionato, sicuramente stiamo facendo un percorso, il percorso sta continuando, era importante non interrompere i punti, abbiamo fatto un punto che a noi va bene, comunque la prima in classifica, insomma con grande rispetto oggi abbiamo fatto un ottimo pareggio. L'ultima cosa ti chiedo, quando Maniero si è presentato a tu per tu con Contini ai secondi finali, cosa hai pensato? L'attaccante l'abbiamo messo per vincere la partita, per cui ci ha provato, è il primo a segnare era Pippo, quindi non è riuscito a farlo, peccato. Ci vediamo martedì con Lentella, fare qualche cosa di turnover? Vediamo i ragazzi come stanno, può essere.